Ma da quant'è che non vi porto un dissipatore, ragazzi? Guardate un po'. Oggi vi porto il Deepcool Castle 360 RGBV2 che sta montato al mio PC, ma ho provato anche sulla bench. E che è un dissipatore che costa 99 € in questi giorni, sta in offerta, ma costa 140 di listino. Ovviamente, prima di parlarvi di questo dissipatore, un'occhiatina alla sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come da introduzione oggi si parla del Deepcool Castle 360 RGB-V2. È un dissipatore che costa 140 € di listino e ovviamente da 360 mm ed è a RGB. Costa 140 di listino appunto, ma sta sempre in offerta a 99 € se venduto e spedito da Amazon. Ovviamente per non perdere nessuna offerta ragazzi iscrivetevi al canale Telegram delle offerte di SD Hardware così almeno non ve lo perdete. Oltre a questo, ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale nel caso in cui ancora non siete iscritti. Ma che devi, ragazzi? Sto provando questo dissipatore da circa un mesetto, un po' che ce l'ho a casa, l'ho provato sia sulla bench sia sul mio PC, lo vedete, sta lì, bello, bello montato. E devo dirvi, ragazzi, che sono rimasto un po' perplesso, più che altro non tanto per il dissipatore in sé, ma per come se ne parla. Ma adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda Deepcool, per la cura dei dettagli, ovviamente non lascia per niente a desiderare, ragazzi. La confezione è fatta da Dio, tutto bello organizzato, fatto sempre molto con cura. Ovviamente parliamo di un marchio che comunque fa dissipatori di un certo rilievo e ormai ha anche una certa nomina nel mercato, quindi non si potrebbe manco mettere a fare scatole fatte un po' a chicchi, insomma. La prima cosa che notiamo appena ovviamente apriamo la scatola sono le ventole belle scatolate che andiamo a vedere e che sono davvero delle ventole interessanti. Sono le solite CF120 di Deepcool, ragazzi, c'è poco da fare, ci hanno piazzato quelle. Anche se devo dire che non hanno un design proprio fantastico per i dissipatori, sulla carta sì, perché comunque come caratteristica hanno all'incirca 70 CFM, quindi ideali per un airflow, ma hanno anche 2.4 di pressione statica, che è un ottimo dato per una ventola da 120 mm. Per quanto riguarda queste ventole, ragazzi, sono abbastanza plasticose, le conosciamo tutti bene, sono molto economiche, si vendono 3 ventole a 25 € spesso, dipende dai momenti, quindi diciamo che ci può stare, non sono ventole che mi hanno fatto impazzire, anche se sono leggermente diverse dalle CF120 che sono in commercio. Sono lucide, non sono opache, poi hanno dei cuscinetti fatti in grigio chiaro, leggermente un po' più carine esteticamente rispetto alle CF120 normale. Il design delle pale è lo stesso, la ventola ha 9 pale e ovviamente RGB, non c'è i ring, hanno soltanto le pale RGB, ma sono comunque delle ottime ventole. Cosa che a me un po' dà fastidio è che Deepcool utilizza un attacco proprietario per quanto riguarda gli RGB. Diciamo che si risolve perché all'interno della scatola, ragazzi, troviamo come accessori sia un hub per le ventole, in cui troviamo un hub appunto da 4 ventole PWM con segnale di velocità RPM per la MOBO, quindi comunque continuerà a leggere il segnale da una delle ventole, e poi un hub per quanto riguarda gli RGB, quindi top da quel punto di vista, e noi attaccheremo quindi tutti gli attacchi proprietari all'hub. E poi attaccheremo l'hub che ha comunque poi un attacco proprietario a sua volta, ma che può essere convertito in attacco standard RGB 3 pin, e quindi lo attacchiamo alla nostra MOBO. Per quanto riguarda il radiatore, ragazzi, un radiatore in alluminio, è molto interessante il fatto che Deepcool monta sul radiatore, che infatti è di una dimensione un po' sproporzionata rispetto al solito, è un po' più grande e soprattutto in lunghezza, perché monta il sistema anti-leak. Deepcool è famosa per questo sistema che ha adottato già nei modelli Captain e poi l'ha anche applicato in questi Castle V2. Ha una valvola di sfogo e che evita appunto che ci siano perdite perché va a compensare l'aria nel circuito e il liquido, insomma, in maniera tale che appunto non ci siano perdite all'interno. Il radiatore ovviamente viene in alluminio, abbiamo detto a misure un po' non standard, misura 400x120x27 di altezza, quella è una misura standard, tutte hanno 27, diciamo così. Per quanto riguarda la pompa, ragazzi, è davvero esteticamente perfetta, epica, soprattutto quando poi l'andate a montare, ragazzi. A parte che l'unica cosa che non mi è piaciuta è che non ha il logo che si gira, in maniera tale che lo adattate un po' come lo montate. Non ce l'ha, dovete un po' arrangiarvi e montarlo. Io, per esempio, ho il logo montato al contrario, anche se credo che tanto non dura molto nel mio PC. Sapete che cambio un dissipatore a liquido tipo ogni mese. Però sta di fatto che è una piccola pecca, ma esteticamente è perfetto. Ha ampiamente un ring a specchio RGB, da spento c'è proprio lo specchio. Molto profondo, devo dire, considerate che è tipo 9 cm di profondità, un obiettivo di una fotocamera per quanto è alto, tipo così. Arriva fino a 2550 RPM, attacco a 3 pin, quindi non regolabile in
PVM, ma tanto la pompa di solito, ragazzi, la mettiamo al 100%. DB ne fa appena 17,8, questa a 2500 RPM, quindi tanta roba. Per quanto riguarda i cavi, abbiamo un cavo soltanto 3 pin PVM e un cavo appunto degli RGB. Per quanto riguarda la base del waterblock della pompa, chiamatela come vi pare, è davvero ottimo. È stata fatta una apertura perfetta, devo dire, è molto liscia al tatto, di solito è un po' minimo ruido, ragazzi, è perfetta. Anche se comunque vi consiglio di togliere appunto la pasta termica, io l'ho sentita perché ho tolto la pasta termica, ci ho passato il dito dopo e purtroppo Deepcool è una di quelle come Corsair che mette un po' di pasta preapplicata. E voi vi consiglio di cambiarla, ma non perché fa schifo come pasta termica, ma perché ci stanno tipo MX4, MX5. Puntate a quelle, le cambiate, tanto non ci vuole un attimo. Le date una pulita con l'alcol, mettete la pasta termica direttamente sulla CPU e avete risolto. Beh, abbiamo fatto un po' detto com'è questo dissipatore, ragazzi. Esteticamente, nulla da dire, epico montaggio, vi devo dire che non è proprio il top, sapete io sono amante del montaggio Asetek, però devo dire che su M4 si monta discretamente, su Intel ce se la fa abbastanza da soli, perché poi l'importante per me è un kit di montaggio è buono nel momento in cui lo puoi montare da solo, perché se devi stare in due per reggere il dissipatore e montarlo vuol dire che dal mio punto di vista non è buono, o comunque è accettabile ma c'è di meglio. Che dirvi ragazzi, come esteticamente il dissipatore abbiamo detto. Due chiacchiere sul montaggio, mi dispiace non farvi vedere il video, ma diventa lungo quando vi faccio vedere il montaggio. Non mi piacciono i video con i montaggi in mezzo, anche perché credo che vi appallano anche a voi. Ecco che arriviamo adesso a un punto saliente del video, ovvero le prestazioni. Per quanto riguarda i test, ragazzi, di solito sapete, io testo su Intel, sulla mia bench, con 10600K, overclockato a 5 GHz, 1.35V, faccio anche dei test in auto. Ma sapete anche che quando monto un dissipatore, anche nel mio PC, vi porto anche i risultati su AMD. Nel mio caso appunto Ryzen 5600X che utilizziamo con due profili, uno a 4 GHz e 6 a 1.2375V e uno a 4 GHz e 2 a 1.1V. Per quanto riguarda su AMD ragazzi, per quanto riguarda i tre test che facciamo che sono su AIDA 64, su AMD 20 minuti soltanto per velocità diciamo così, e abbiamo fatto tre test in AIDA 64, stress test FPU a 4 GHz e 6 con 100% delle ventole, poi abbiamo fatto a 4 GHz e 2 a 1.1V sempre con 100% delle ventole, poi 4.2 GHz a 1.1V a 1000 RPM. Per quanto riguarda il primo test ragazzi, abbiamo avuto una bella temperatura in idle di 30.4 gradi, che è tipo una delle più alte che abbiamo sui dissipatori Liquid 360. Sotto stress per 20 minuti raggiungiamo una VG di 71 gradi. Considerate che il TH360 della Thermaltake ne faceva 68 e ne fa 69 l'Enermax, insomma, fa 2-3 gradi in più. Che c'è può stare, non è un chissà che, anche se per come ho letto parlarne di questo dissipatore che viene consigliato a spada fa così, pappiate il Deepcool perché è un Deepcool, sistema anti-leak, prestazioni top, poi lo va a provare. Ragazzi, le prestazioni, almeno per quanto ho testato io, va con un TH360 Thermaltake che è costoso all'incirca uguale, ma ha le stesse prestazioni di un Enermax LeakMax che costa 100 euro. Quindi se lo vendete a 99 euro ha senso, se no, boh. Dico anche che l'ho testato a 4.2 GHz e 1.1V e abbiamo un AVG di 54 gradi nel momento in cui tiriamo 100% le ventole e un idle di 28,5, insomma, niente di che. E nel caso in cui invece diventa 1000 RPM troviamo 29,3 per quanto riguarda l'idle e passiamo da 54 a 56,5 di AVG. Che non è malaccio, perché non è malaccio. Però ritorniamo al fatto che un Enermax LeakMax al 100% fa 53. Per quanto riguarda Intel, le solite test, sempre stesse FPU ma di un'ora, a 5 GHz in overclock a 1.35W, la prima volta a 1000 RPM, poi al 100% e poi passiamo a un test in auto con ventola a 1000 RPM. Per quanto riguarda questi dati, ragazzi, lì su Intel che il wattaggio si parla di in overclock 170 e per quanto riguarda in auto tipo 100-120, ragazzi, non mi ha fatto impazzire, perché parliamo di un dissipatore che comunque costa 140 euro e non è possibile che un LeakMax ti dà 6-7 gradi di vantaggio su questo dissipatore ne costa 100. No. In overclock con ventola a 1000 RPM fa 87 gradi quando per esempio il LeakMax ne fa 80. Per quanto riguarda test a 5 GHz ma a
100% arriva a fare 84 gradi, ma anche qui l'Icmax ne fa 78. C'è poco da dire, ragazzi, prende 6-7 gradi a botta. Anche in auto, che fa 67 gradi, e l'Enermax l'Icmax ne fa 60. Il Noah ne fa 64. Questo dissipatore fa all'incirca su Intel, con un vantaggio un po' più alto rispetto ad AMD, circa 5-6 gradi peggio degli altri che abbiamo testato. Forse il kit di montaggio, forse, non lo so, sta di fatto che in qualche modo su Intel lavora peggio di AMD, in cui c'ha comunque 2-3 gradi peggio rispetto ad altri dissipatori che costano di meno. Beh, ragazzi, abbiamo analizzato gli accessori, ventole, dissipatore in sé, quindi corpo dissipante, radiatore, la pompa. Abbiamo visto le prestazioni, abbiamo parlato anche del montaggio e allora delle conclusioni. Ragazzi, questo dissipatore se lo vendete in offerta, e ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale delle offerte che lo pubblichiamo appena sta a 99€, venduto e spedito da Amazon, è un buon acquisto, a 99€ ci sta. Ma se vi devo dire, ragazzi, a 140€ del prezzo di listino, non lo vendete. Cioè non vale la pena spendere 40€ per acquistarlo perché ha un sistema anti-leak e poi c'ha prestazioni su Intel di 5-6 gradi peggio dei dissipatori tipo l'Icmax che costa 100€. Ma anche il Noah che costa tipo 110€. E questo ne costa 140 e c'ha prestazioni peggiori? Non lo so. Viene molto osannato questo dissipatore, ma dal mio punto di vista sono rimasto un po' perplesso perché ero curioso di testarlo e poi testandolo ci sono rimasto un po' male. Giusto, baby? E niente, quindi, non so che dirvi. Io personalmente, se a 100€ ve lo consiglio, perché a 100€ ha senso, ma a 140 secondo me non ha senso. Deepcool spesso fa comunque di coupon e si riesce a trovare anche da Deepcool a 120 e già lì ci puoi stare, perché comunque il sistema anti-leak ha senso. Pago di più, sto sicuro, e allora sì. Ma se devo pagare di più, 40€, avere praticamente prestazioni peggiori per il sistema anti-leak, io me la rischio. Personalmente io farei così. Spero, ragazzi, che questo video vi è stato utile. Ho deciso di registrarlo perché, visto che va spesso in offerta, magari cercate spesso la recensione, quindi mi sembrava il caso di farla. E niente, ragazzi, vi ho detto il mio parere, magari vado un po' contro quello che dicono gli altri, però l'ho testato su due piattaforme e questi sono i risultati. Ve l'ho fatti vedere sui diagrammi, ho fatto vedere anche qualche video di presa del risultato finale, quindi quello è. Non so che dirvi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso ancora non siete iscritti e niente, mettete un bel like, perché ovviamente il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, mettete un like di supporto. E ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E beh, che dirvi, ragazzi, un saluto da Davide, dal piccolo Baby Yodo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!